E in questi giorni travagliati posso dirvi che io ho sempre tenuto a mente di aver giurato da ministro sulla Costituzione della Repubblica, che chiede di mettere davanti a ogni cosa il nostro paese, anche quando si devono fare rinunce politiche, rinunce al tuo partito. Io vorrei dire grazie al Movimento 5 Stelle, grazie per tutto quello che ha fatto per me. Sono anche convinto di aver ricambiato, dando il massimo per il Movimento in tutti questi anni. Sono stati anni intensi, ricchi di emozioni, di gioie, successi, ma anche di grandi sofferenze. E quella di oggi è una scelta sofferta che mai avrei immaginato di dover fare. Voglio dirlo a tutti coloro che ci seguono. È difficile dirlo, ma oggi io e tanti altri colleghi e amici qui presenti lasciamo il Movimento 5 Stelle. Lasciamo quella che da domani non sarà più la prima forza politica in Parlamento. Vi auguro con grande affetto e franchezza di raggiungere gli stessi risultati che abbiamo raggiunto insieme in questi anni. È l'augurio che faccio a tutti quanti voi. E ovviamente da oggi inizia un nuovo percorso, insieme a persone che hanno scelto di guardare al futuro. Oggi per costruire il futuro bisogna costruire soluzioni che si basino su idee concrete e realizzabili. Per ottenere un modello vincente che sia in grado di far progredire l'Italia da nord a sud verso le sfide globali che ci attendono, abbiamo bisogno di aggregare le migliori capacità e i migliori talenti di questo paese, perché uno non vale l'altro. L'esperienza, le capacità personali, lo studio devono rappresentare necessariamente un valore aggiunto per le forze politiche. E se c'è una parola che deve essere al centro di un nuovo progetto per il paese, quella parola deve essere verità. In una fase storica così complessa, bisogna avere il coraggio di dire la verità agli italiani su cosa si può fare e cosa non si può fare in questo paese. Le persone qui stasera non hanno nessuna intenzione di costruire una forza politica personale o di esibirvi un simbolo, di somministrarvi l'ennesimo manifesto elettorale, nulla di tutto questo. Noi ci mettiamo in cammino, vogliamo farlo insieme a tanti altri interlocutori che la pensano come noi. E vogliamo partire da quelle zone d'Italia dove gli amministratori locali negli ultimi anni hanno dovuto fronteggiare enormi problemi per proteggere le loro comunità da minacce economiche, sociali e criminali. Dovrà essere un'onda che avrà al centro le esperienze territoriali. Non ci sarà spazio per l'odio, lo voglio dire dall'inizio. Non ci sarà spazio per populismi, sovranismi, estremismi. Noi ci mettiamo in cammino e decidiamo che i primi interlocutori dovranno essere i nostri sindaci, la vera interfaccia dello Stato negli anni della pandemia e della guerra. Come ci ha ricordato il capo dello Stato, Sergio Mattarella, i nostri sindaci sono diventati i volti e le braccia della Repubblica Italiana. E non ci potranno essere improvvisazioni, personalismi, superficialità. Stiamo vivendo una crisi internazionale, lo ricordo sempre a me stesso, una crisi energetica e una crisi economica. E l'unica cosa che possiamo offrire ai cittadini italiani è il rispetto nei loro confronti, proponendo soluzioni serie e vere. E così li rispetteremo. Perché è un popolo, quello italiano, che nonostante le grandi sofferenze degli ultimi anni, ha saputo preservare la sua dignità rialzandosi più forte di prima. Lasciatemi dire un'ultima cosa. Quando ho iniziato l'esperienza di governo insieme ad altri colleghi da ministro degli esteri,
non conoscevo personalmente il Presidente del Consiglio Mario Draghi. In questo anno e mezzo abbiamo lavorato insieme, portato avanti dossier molto delicati insieme e per effetto di questo sono stato definito draghiano. Ora, io lo voglio dire con molta chiarezza, sì, faccio parte del governo Draghi e credo che l'operato del nostro Presidente del Consiglio debba essere motivo d'orgoglio del nostro Paese in tutto il mondo e continueremo a sostenerlo con lealtà, con le idee e con il massimo impegno che possiamo metterci. C'è sicuramente una cosa su cui non ci possiamo permettere passi falsi. C'è qualcosa da difendere e da continuare a costruire per il Paese. Questo qualcosa è il futuro. Abbiamo fatto grandissimo. Una grande educazione agricola. È portato con te una commissione intera. Siamo tutti qua. Gigi, stai bene? Grazie di tutto, grazie davvero. Buon lavoro a tutti. Buon lavoro. Buon lavoro. Arrivederci, grazie mille. Ciao, arrivederci a tutti e buona serata. Grazie. Ciao.